Ma proviamo a immaginare, come ha detto lei, che siamo in presenza di un flop act, utilizzando una definizione di cui peraltro non voglio deluderla, il copyright appartiene al capogruppo del suo gruppo alla Camera, come larga parte della mozione, a giudicare dalle espressioni che vengono utilizzate. Il flop act. Andiamo a guardare i dati della disoccupazione. Ella ha fatto riferimento a questo. Non parlo delle percentuali che sono passate dal 13,2 a sotto il 12%. E io penso che qualsiasi italiano possa essere contento di questo. Guardiamo i dati INPS, così che possa non avere dubbi su questo, i numeri delle domande di disoccupazione, non del periodo precedente in cui c'era l'incentivo pieno. Parliamo dei dati di disoccupazione del mese del 2016. Perché deve restare agli atti su questo singolo punto come sia strumentale l'accusa nei confronti della riforma del mercato del lavoro? Nel febbraio del 2016 si sono registrate 105.654 domande di disoccupazione. Sono tantissime, ma sono il 22,7% in meno rispetto al febbraio del 2015. Senatore Marin, sono troppe. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché la domanda di disoccupazione arrivi sempre a un livello inferiore. Ma il fatto che febbraio 16 su febbraio 15 segni un meno 22% e a febbraio 15 stavano gli incentivi che a febbraio 16 sono stati ridotti dal 100 al 40%, è il segno che qualcosa si muove.